Mercato ortofrutticolo Pagani in Nocera, arrivano i fondi per la riqualificazione della struttura. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, che evidenzia che nei giorni scorsi c'è stato un incontro alla regione per discutere del futuro della struttura. Finalmente si porta a concretizzazione quello che nessuno poteva immaginare che noi avessimo fatto come amministrazione. La prima cosa è di prendere come proprietà il mercato ortofrutticolo e poi da lì avere anche i fondi per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo. Che progetto c'è sul mercato? Perché De Luca ha detto che abbiamo iniziative importanti per i mercati del nostro territorio, e quello di Pagani è sicuramente uno di quelli strategici più importanti nella regione Campania. Seduti al tavolo regionale con De Luca, io ho sottoposto quella che è la progettazione per prima di tutto la riqualificazione strutturale ed anche organizzativa del nostro mercato, e poi quelle che dovranno essere i rapporti con le altre aree mercatali sul territorio, quindi un progetto ambizioso di un rilancio oltre che riqualificazione della nostra struttura. Ma si va verso una gestione anche privata con il coinvolgimento di imprenditori esterni? È una ottima soluzione anche questa. Adesso andiamo a concretizzare quello che è prima l'aspetto, diciamo, della richiesta del finanziamento in sé per la riqualificazione della struttura. Io ho portato dei progetti, già siamo nella fase preliminare, credo che alcuni sono anche definitivi, alcuni vanno adeguati da un punto di vista dell'esecutivo, ma abbiamo già le idee chiare su quelli che dovranno essere gli interventi per la nostra struttura.